Inizia il campionato allieve elite ed è subito grande calcio al Centro Vigor, dove la Perconti di Carmelino ospita il rinnovatissimo Fidene di Luigi Miccio, un Fidene di cui abbiamo parlato tanto quest'estate, visto i nuovi volti in rosso-verde, tra cui alcuni ex Perconti su tutti Scip e Franza, un Fidene che avrà subito un test importante in trasferta per comprendere bene le proprie ambizioni contro i rossoblù, che partono tra le favorite per la conquista del titolo regionale. E la stagione non potrebbe cominciare meglio per gli ospiti, con Lupi che fredda Ferronetti su assist di Scorsolini dopo 6 minuti. Bello il colpo di testa del numero 10 rossoverde, che va a prendersi l'abbraccio della panchina. La Vigor Perconti reagisce subito e dopo un minuto, sugli sviluppi di un fallo laterale, nasce un'azione confusa. Ne approfitta Tomei, che ruba palla, si presenta a tu per tu con Trovarelli, ma è bravo il numero 1 a respingere e far sua la sfera in due tempi. È un fuoco di paglia perché al nono Cocilovo inventa questa verticalizzazione per Scippa, se ne va l'ex di giornata e trafigge per la seconda volta Ferronetti. Tutta la soddisfazione di Miccio, che poi predica calma. La partita è ancora lunga, ma il Fidene è avanti 2-0. Grande soddisfazione naturalmente per la punta che tanto fece bene al Nike con Francesco Bellinati alla guida dei 95. Al 31esimo la Vigor riapre la partita, tiro cross di Miozzi che batte Trovarelli per l'ex Atletico Roma, un gol fortunoso ma alquanto spettacolare, e la Vigor riapre il match quando mancano meno di 10 minuti da giocare e dopo 60 secondi avrebbe addirittura l'occasione di pareggiare. Della Lana sbaglia, ne approfitta Tomei che salta Trovarelli, ma è bravissimo a rinvenire Pasquali che devia in angolo, salvando retroguardia e risultato. Il Fidene risponde con Anfuso che si fa tutta la fascia destra, converge al centro, vede Cocilovo, ma il numero 8 spara alto da buona posizione. Nel finale c'è giusto il tempo per vedere un contatto molto dubbio tra Pasquali e Tonei, per l'arbitro è tutto regolare. Nella ripresa ancora il Fidene a partire forte, il rilancio di Franza per Scippa che approfitta di un'indecisione della difesa, ma il suo pallonetto è alto e non riesce a battere per la terza volta Ferronetti a chiudere la gara. La partita si spegne e si riaccende solamente al 34esimo, quando nei minuti finali la Vigor va vicino al pareggio subito con Polidori che da posizione invitantissima non interviene al meglio su un cross della destra. La disperazione del nuovo entrato, poi Yem a provarci con un destro direttamente da punizione, potente ma troppo alto. Ma guardate cosa fa Scippa nei minuti finali, 60 metri palla al piede, la difesa della Perconti non lo tiene, fortuna per Ferronetti che l'ultimo controllo dell'attaccante del Fidene è troppo lungo. Il match si chiude con una punizione di Di Domenico che poteva regalare un pareggio, ma non sarebbe stato giusto per quello visto in campo. Così il Fidene di Luigi Miccio festeggia nel migliore dei modi questa vittoria all'esordio contro una delle grandi candidate ad un posto per le finali. Se il buongiorno si vede dal mattino, abbiamo scoperto una nuova protagonista nel campionato allievi elite.